Lavo Radio, rubrica di giornalismo costruttivo per un cambiamento culturale. Scenari, storie e consigli per essere più consapevoli, agire sul modo di pensare, formare nuove competenze. Il mondo del lavoro ha bisogno di te. Oggi parliamo di fotografare il cibo, una passione, una mania, una tendenza. Oggi lo facciamo un po' tutti, attratti dalla possibilità di condividere le nostre esperienze gastronomiche con amici e con chi ci segue sui social. Ma per farlo occorre ovviamente cura, passione, un minimo di attrezzatura e soprattutto tanti buoni consigli, come quelli che arrivano da Vatinè Suvimol, food blogger che per la collana DMT, Digital Marketing Turismo per Epli Editore, ha scritto il primo manuale in Italia per chi vuole approcciarsi alla fotografia del cibo. La pubblicazione si chiama Social Food Photography e Vatinè Suvimol è di certo una delle più brave e note food influencer nel panorama italiano nazionale e siamo contenti e felici di averla qui su Lavo Radio. Ciao, benvenuta. Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità. Il nome lo tradisce, no? Tradisce un'influenza, un'origine particolare. Sei thailandese di nascita e italiana, anzi bergamasca di adozione. Allora, come prima cosa ti chiedo, quanto è stata importante la contaminazione culturale tra Thailandia e Italia per aprirti a nuove esperienze? Allora, le contaminazioni culturali per me sono state tutto, nel senso che io sono nata in Thailandia, ho molto l'imprinting della mia cultura, del cibo thailandese, in generale delle tradizioni thai. Sono però venuta via molto piccola, quindi a 6 anni, tempo per poter appunto familiarizzare poi con la cultura occidentale, con le tradizioni qui in Italia, soprattutto il cibo italiano. Però questo mix di culture per me è stato fondamentale. Io oggi faccio veramente fatica ancora a dire se mi sento più italiana oppure thailandese, perché in realtà mi sento italianissima, ma ho le sembianze molto thailandese. E come cibo adoro il cibo italiano, proprio lo adoro immensamente, mi manca quando sono all'estero. Dall'altra parte però ho sempre quell'imprinting thai marchiato dentro di me, nel mio DNA, per cui ogni tanto sento proprio anche il bisogno di dover mangiare il cibo thai, un po' come per riconnettermi alle mie origini, appunto. Un perfetto mix, dunque, così come la tua dimensione multitasking tra un lavoro da avvocato, la vita da blogger, l'amore per il cibo e per la fotografia. Come vivi tutto questo? Beh, penso sia un po' quello il mio focus, il mio obiettivo di vita, nel senso che ho trovato veramente un equilibrio perfetto, quasi perfezione ovviamente non esiste, però devo dire che l'equilibrio, il bilanciamento di questi due campi, di questi due mestieri così difficili, mi permette giorno dopo giorno di essere molto soddisfatto e felice di quello che faccio. Io dico sempre che se avessi fatto solo unicamente l'avvocato sarei, soprattutto in questo periodo, molto molto frustrata, perché la professione è molto difficile, le cause sono molto lunghe, la giustizia non sempre viene garantita e io sono una che ha sempre bisogno di risultati subito, di gratificazione, di sapere che comunque sono riuscita a portare a casa l'obiettivo prefissato. Ecco, questo ovviamente nella giustizia non è sempre fattibile in tempi brevi. Dall'altra parte adoro appunto il lavoro di fotografa, di creatrice di contenuti. Io quindi realizzo fotografie, ricette, opere e quindi anche pubblicazioni, e questa parte, diciamo, fantasiosa della mia vita mi aiuta tantissimo a bilanciare l'altra parte difficile, seriosa, fatta di atti, di impegni, di contratti, di contrattualistica, di trattative. E dico meno male che ho anche la parte creativa, perché appunto oltre ad essere frustrata sarei anche poi troppo troppo full immersion, no? in questo campo un po' tecnico. E dall'altra parte non potrei mai fare esclusivamente solo la blogger o la scrittrice oppure la fotografa, perché ho studiato tantissimo per diventare avvocato, amo la professione forense nonostante tutto e mi piace sentirmi appunto in grado di conoscere le leggi, in grado di difendere le persone, in grado soprattutto di tutelare i miei interessi. Bene, lasciamo per un attimo l'attività forense per dirigerci su quella invece che è legata alla food photography. Quali competenze di base
soft, trasversali occorre possedere in base alla tua esperienza per avvicinarsi a questo mondo? Come dici tu, appunto, la passione prima di tutto. Io oggi ho tantissime persone che mi scrivono proprio su Instagram, che è il social su cui sono più attiva, e vedo che iniziando a fotografare proprio dalla propria cucina, dalla propria casa, tutti piano piano si appassionano. Per cui ecco, basta questa passione, basta la volontà di mettersi in gioco e perché no provare a fare quell'upgrade. Per me l'upgrade è proprio quello di appunto avvicinarsi sempre di più alla tecnica. E garantire quindi che ci sia una giusta luminosità nell'ambiente, giocare con la composizione ed essere molto attenti appunto ai dettagli al fine di poter realizzare una bella fotografia di food. Tutto sta dunque ad iniziare. Da dove cominciare? Qual è il primo passo allora? Beh, dal mio libro, ovvio. No, scherzi a parte, e come ho detto prima, la luce è fondamentale, una giusta e buona illuminazione rappresenta già, diciamo, metà dell'opera, quindi io consiglio sempre di avvicinarsi alla fotografia del food avvicinandosi proprio ad una finestra, fonte di luce oppure porta finestra. Quindi luce naturale va benissimo, soprattutto nel primo periodo, anche perché comunque è una luce gratuita, sempre a disposizione, e che poi rende comunque veramente il piatto, il cibo molto molto bello, perché la luce naturale veramente abbraccia il cibo e ne esalta tutte le fattezze senza creare troppe ombre, senza creare troppi punti di luce che poi magari appunto rischiano poi di confondere lo sguardo di chi guarda appunto il piatto. E poi consiglio anche di comprare quelli che sono i fondamenti di un set, quindi anche un sfondo molto semplice che può essere in legno, acquistabile nei punti di bricolage, vanno bene che proprio i campioni di lastre di legno. Se non vogliamo comprare niente, allora usiamo anche tovaglioli che abbiamo a casa, le stoffe che abbiamo a casa vanno benissimo, colori bianchi, grigi, tenui, freddi possibilmente, e li mettiamo proprio come base. Dopodiché appunto abbocciamo i vari piatti, la torta, tutto ciò che dobbiamo fotografare sempre vicino alla luce, giocando su composizione, su come riempire questo allestimento, magari facendo una foto dall'alto, come vanno ultimamente, si chiamano foto flat lay, otterremo poi delle belle composizioni che sono subito e facilmente postabili su Instagram. Bene, spero che i nostri ascoltatori abbiano iniziato a prendere appunti così importanti e preziosi. Poi la tecnologia oggi ha un po' democratizzato i vari processi, ognuno può accedere a questa arte magari anche non essendo un professionista del settore, come si diceva. E la tecnologia ha reso tutti abbastanza esperti, diciamo, grazie anche solo a Instagram, quanti siamo poi diventati fotografi, no? Natura o di viaggi o anche appunto ritrattisti, ma questo proprio perché abbiamo degli strumenti oggi anche gratuiti che ci permettono veramente di ottenere dei risultati molto molto interessanti. Oggi ad esempio dico sempre che al di là della bella foto è necessario anche un buon editing, quindi una post produzione grazie alle app come Lightroom, che sono proprio gratuito, Snapseed, e anche di questo parlo nel mio libro, accentuando magari i contrasti, scegliendo poi se rendere i colori più freddi o più caldi, riusciamo veramente a migliorare di tanto tanto la foto. Bene, allora, food photography, consigli pratici per fotografare e comunicare il cibo online e sui social media. Questo è il titolo del tuo libro. A chi ti rivolgi in particolare? A coloro che hanno il desiderio ma anche il bisogno di fotografare il cibo, quindi sia per passione che per professione, per lavoro, e che vogliono provare appunto a diventare fotografi un po' di se stessi. Quindi si rivolge ai blogger, ai food blogger, ai ristoratori, a chef, a social media manager, a tutti quelli che sono un po' nel mondo horeca o comunque ristorazione, ma anche della comunicazione, perché oggi la comunicazione è tutto, e chi non solo sa raccontare ma sa già anche fotografare praticamente riesce a colmare un po' tutte le professioni che al momento servono subito sul punto, quindi non solo quello di raccontare come giornalista, come comunicatore, ma proprio quello di rappresentare il viso con il fotografo. Ecco, infatti nel libro tu parli e apri una parentesi anche sulle nuove professioni che sono nate intorno
al cibo. Ci vuoi raccontare qualcosa anche da questo punto di vista? Sono anch'io una fotografa, ma non nell'accezione tradizionale, ma come content creator, come creatrice con il contenuto a livello social, per cui ho situazioni dove sono nominata come ambassador di certi contesti, di certe realtà e di certi progetti, e l'unico modo appunto per poter poi rendere la mia testimonianza è proprio attraverso le fotografie, lo storytelling visual, e quindi fotografo per racconto appunto di progetti di comunicazione. Per esempio di recente ho fatto da ambassador alla Lega del Filo d'Oro, che è un'associazione pro bono, e quindi ho rappresentato l'idea di una casetta nelle mani dei miei figli per promuovere, diciamo, la raccolta fondi. Quindi questo è diventato un lavoro, così come anche il food influencer è una professione vera e propria, con dei budget veramente elevati, quindi influencer che producono contenuti di ricette, che inseriscono nell'ambito delle loro fotografie brand oppure prodotti di aziende, di consorzi, per promuoverne così la visibilità attraverso i loro canali social, perché se una persona ha 20, 30, 50, 100 mila followers è in grado appunto di arrivare a tutti loro e offrire quindi la visibilità anche dell'azienda che è pronta appunto a finanziare questa operazione. E dunque orizzonti nuovi che si spalancano per chi si avvicina a queste professioni, ovviamente amplificati dai social. Una curiosità che ho sempre, quindi ti chiedo anche questo: meglio partire da percorsi scolastici e accademici oppure buttarsi sul campo, per strada? Allora, io sono la classica che veramente si è formata sul campo, nel senso che io ho imparato da sola, da autodidatta. Ai tempi non esistevano tanti tutorial online, ma andavo nei siti americani per poter capire un po' come si poteva fotografare il cibo semplicemente da casa, senza l'uso di attrezzature professionali. E quindi sono del parere che veramente possiamo tutti piano piano migliorare anche con i pochi accessori, strumenti che abbiamo in casa, e magari investendo nel tempo. Ovviamente poi anch'io mi sono dotata di piccoli acquisti semi professionali, come ho un'ottica di una certa importanza soprattutto per il food, per i ritratti, ma anche un corpo macchina in grado appunto di regalarmi una visuale migliore, una full frame. E dall'altra parte però dico sempre, per chi si è formato sul campo è quasi bello ricevere una conferma attraverso una invece formazione anche accademica classica, no? E quindi come se impariamo a nuotare già stando a galla, perché l'istinto ci porta tale, ma poi impariamo grazie ad un corso di nuoto quali sono veramente le tecniche, no? di muovere il braccio, di muovere le gambe, e quindi abbiamo un'ulteriore conferma che quello che abbiamo iniziato a fare distinto in realtà è vero, oppure possiamo colmare piccoli vuoti e piccoli errori. Bene Vatini, siamo in chiusura di questa nostra bella chiacchierata. Volevo chiederti, secondo te, quanto spazio c'è sul mercato per chi crea contenuti attraverso il visual, attraverso le foto, come fai tu? Adesso il mondo del visual è tutto. Probabilmente non so quanto durerà tutto ciò, perché adesso vanno anche altri canali come TikTok, quindi non parliamo solo di foto ma anche di video. Però finché c'è l'attenzione su Instagram e l'attenzione sulle fotografie, sull'immagine, sarà sempre elevata. Tant'è che oggi coloro che hanno successo non sono solo coloro che hanno grandi numeri, ma grandi numeri combinati ad una grande capacità fotografica. Quindi è molto importante comunque, e penso sia sempre in crescita, finché appunto ci sarà questo trend in aumento di Instagram. Ottimo, ultimissimo consiglio per chi si avvia su questo percorso: come fare a promuoversi, come fare a emergere, no, dal rumore di fondo. Mi cogli un po' preparata, perché io in realtà appunto non faccio mai accaparramento, nel senso che non mi propongo mai. Credo invece viceversa che lavorare sul proprio personal branding, alla fine i nostri siti, i nostri blog, i nostri canali social già sono comunque identikit ben precisi di noi stessi, di come raccontiamo, di come lavoriamo e di come ci relazioniamo poi con chi ci segue e con i brand. Quindi basta appunto per me lavorare bene
bene sul personal branding, poi arriveranno sicuramente le offerte. Io almeno il mio percorso è stato proprio caratterizzato da questo stile di approccio. Ho letto un giorno su un post di Instagram da parte di una persona che dice di insegnare a usare Instagram, che qual è quella cosa per cui tu lavori tanti anni per lei e poi è lei che ti ripaga, è il personal branding. Quindi tu lavori sul tuo personal branding per tanti e tanti anni e poi è il personal branding che lavora per te portandoti progetti, clienti e fatturato. Come fare a non essere d'accordo? Il personal branding è veramente una leva straordinaria per raggiungere il successo, per attirare il lavoro, come diciamo sempre qui su Lavoradio. Grazie Vatinì, ricordiamo ancora Food Photography, consigli pratici per fotografare e comunicare il cibo online e sui social media, collana DMT di Epli, diretta da Nicoletta Pogliotto, la nostra cara amica, nonché project manager e consulente per aziende food. Ricordiamo che la prefazione è a cura di Monica Bianchessi, chef e volto noto della TV, e ci sono tanti altri contributi come quello di Luca Perego, Francesco Pruneddu, Anna Rita Granata, Marica Milano, Anna Fracassi, The Dears, Alessia Stano, Ilaria Barbotti, la stessa Nicoletta Pogliotto e Monia Taglienti. Tantissimi contributi interessanti per un manuale pratico con esempi di backstage e di suggerimenti su come ottenere immagini food accattivanti, e ovviamente un libro utile, di grande fonte di ispirazione per chi vuole avvicinarsi a questo mondo. Grazie ancora Vatinì per la disponibilità e alla prossima. Grazie per la disponibilità e davvero è stata una bella chiacchierata, grazie. Per approfondimenti, percorsi informativi e formativi personalizzati, scrivici a info@lavoradio.com. Con noi, nel tuo futuro.